Come sto fresco questo taglio di capello, voglio. Ma bellissima ragazzi, e bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale. Come sempre sono Zecchimo Design, oggi siamo questo nuovissimo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui, come avete letto dal titolo, perché finalmente ho raggiunto l'impresa leggendaria, l'impresa che io non ho mai visto, a parte quel famosissimo livello 6 che arriva in arena leggendaria. Però io ricordo che era tipo un livello 6 contraffatto tra virgolette, perché aveva tutte le carte che interessavano a lui potenziate. Io invece, non avendo le carte potenziate come direi io, ho dovuto fare una vera e propria impresa, perché io praticamente l'ho raggiunto avendo tipo i goblin al 6, i spiriti del fuoco no all'8 e anche i goblin all'8. Ho raggiunto questa impresa con carte al di sotto del normale. Ragazzi, se vedete nuove leggendarie e non vi ho portato i video perché non mi andava di portarli. Praticamente nell'arco di 3 giorni ho trovato 2 cimitero, appunto la tengo a livello 2, nel baule omaggio, tutte e due. Metterò gli screen qui se non mi ricordo. E niente ragazzi, poi ho trovato un boscaiolo in un baule leggendario che mi è uscito qui nel negozio. E ho questa offerta qui, però non ho i soldi per comprarla, sono povero. E poi ho anche il tronco qui nello shop, però io voglio la principessa minatore. E niente ragazzi, scrivetemi qui sotto anche se il mio nuovo taglio di capelli vi piace, cioè mi piace molto. E ragazzi, sono un ragazzo, piace molto cambiare il taglio di capelli. Appunto avevo pensato che per i 5000 iscritti mi farò i capelli blu ghiaccio. Quindi condividete questo video, oltre per l'impresa leggendaria ragazzi, veramente condividetela. Mi farebbe molto piacere se condivideste questa impresa da me raggiunta, soprattutto per i capelli, e far iscrivere i vostri amici al canale. Farò i capelli blu ghiaccio, ragazzi, lo prometto, lo faccio per voi, perché è una cavata che mi sta passando per la mente da un parecchio tempo, direi. E non so, li voglio qua perché piacciono anche a me, proprio divertente. Comunque ragazzi, sono livello 8, ho raggiunto l'arena leggendaria e sono veramente felicissimo di questo mio raggiungimento, di questo trofeo. E quindi io non giocherò più a Clash Royale, a parte per portare qualche serie sul canale, perché ormai per me è inutile, perché non le raggiungerò mai le 4000 coppe a livello 8. E niente ragazzi, questo qui è il deck che mi ha fatto arrivare in arena leggendaria. Però io, prima di trovare il boscaiolo, che è la mia leggenda preferita, già da prima che la trovassi ce lo dicevo che era la mia leggenda preferita, non utilizzavo questo deck, perché io la scimitaro non la utilizzavo. Utilizzavo un deck senza leggendari, ed è praticamente forte identico a questo, solo che volendo usare la cimitero, il boscaiolo, perché dico porca troia, le leggendarie non le uso. Vi consiglio un altro deck fortissimo, non forte, di più, che è questo, il numero 3. Praticamente domatore, goblin lancieri, mega sgherro, furia, valchiria, gigante, moschettiere e palla di fuoco. Ragazzi, questi qua sono entrambi deck creati personalmente da me, non copiati da nessuno. Praticamente lo stesso deck di quell'altro, solo che tiene goblin lancieri al posto dei goblin di terra, al posto della furia c'è la cimitero, al posto della palla di fuoco c'è il boscaiolo, e al posto del gigante c'è gli spiriti del fuoco. È praticamente lo stesso deck, cioè hanno la stessa funzionalità, solo che questa qui, questo deck con la leggendaria, soffre di meno la torre infernale. La soffre di meno, mentre invece questo qui la soffre di più. Però nell'extra time vi assicuro che se lanciate, che vi devo dire, gigante, domatore e valchiria, e potete lanciare tutto quello che volete, fate un sacco di bordello e sfondate tutto. Io vi voglio far vedere le ultime due partite prima che raggiungessi l'arena 9, che io in realtà avevo registrato, solo che poi sono sceso, ho perso tipo 2 partite, fatemi controllare, controllo subito. Sì ragazzi, persi tipo 2 partite perché ero a tipo 2957 trofei, roba del genere. Persi 2 partite e staccai la registrazione perché ero incazzato nero. Poi mi sono messo a giocare da solo e ho vinto. Ragazzi, voglio far vedere la penultima partita, che è stata una partita veramente epica. E è una partita dove la cimitero mi è stata utile, perché a me la cimitero mi è utile in tutte le partite, perché veramente ragazzi, secondo me è diventata questa la leggendaria più forte del gioco. Se non l'avete, io ve l'ho pure a livello 2, che è molto molto forte.
Vi faccio vedere un po' come funziona questo deck. Ovviamente incontro un livello 10 perché io sono... Cioè, come posso spiegarvi? Essendo un livello più basso, contro livelli 10 ad esempio, è pure difficile, anche se hai le carte forti, è proprio difficile buttare le torri giù avendo molta più vita delle tue, perché la tua potrebbe andare giù più presto delle altre. Comunque qui butto una cimitero tattica che mi permetterà di buttare subito giù la torre. Ragazzi, guardate lì la cimitero quanto fa male. Guardate, guardate, guardate quanto cazzo fa male la cimitero, ragazzi. Veramente fortissima. E niente, veramente contentissimo di aver trovato queste due cimitero. Veramente culo rotto, ragazzi. Culo rotto. Hashtag culo rotto qui sotto i commenti. Qui, arrivato a questo punto, come potete vedere, ragazzi, avevo 2845 punti alla torre centrale e 2786 alla torre, quella lì dell'arciere. Mi è convenuto attaccare direttamente alla torre centrale perché, avendo gli stessi punti ferita, se uccidevo subito, se puntavo totalmente alla torre centrale, avrei vinto automaticamente. Qui ho utilizzato una Valchiria e fortunatamente non ho buttato altra roba oltre alla Valchiria, perché altrimenti sarebbe andata giù la torre, mentre invece così facendo non è andata giù. Adesso qui parte un attacco, ragazzi, che gli sfondo il culo, io lo apro quattro parti. Guardate. Adesso, se non sbaglio, butto gli spiriti del fuoco. E qui non c'è stato nemmeno, bisogno della cimitero, se non mi sbaglio, perché gli ho buttato tutto giù, ragazzi. Come vedete, questo deck è veramente devastante. E sono veramente soddisfatto di questo livello 8 in arena leggendaria. Cioè, non l'ho mai visto un livello 8 in arena leggendaria. Almeno sui miei amici di Facebook, nessuno è livello 8 in arena leggendaria. Adesso vi farò vedere la partita, l'ultima partita fatta. Che c'era questo qui con il tronco. E le carte molto più forti delle mie. Molto, sì, molto più forti delle mie. Ok, ragazzi, un altro livello 10 contro un livello 8. Parto subito così con il moschettiere, se non mi sbaglio, perché io punto sempre a raccimolare più gente possibile per fare un sacco di bordello. Appena ho visto che ho lanciato il moschettiere, ho detto scialla, perché se, anche se avesse avuto il gigante, il trucco è non dare retta a quelle truppe lì, ma continuare l'attacco, perché avendo la Valchiria basta che metta solamente la Valchiria dietro al gigante. In questo caso metto la Valchiria così, però avrei fatto lo stesso se avessi avuto il gigante. E quindi, come vi posso spiegare, è una torre andata giù, cioè scialla proprio. Cioè, è una difesa scialla. Qui ha sbagliato a lanciare pure il gigante, non lo doveva lanciare. Sono stato proprio... È stata semplice questa partita, devo dire la verità. Qui mi sono difeso scialla proprio, senza alcun problema. Qui ci sono rimasto un po' male per la morte del Mega Sgarro, che se non fosse morto avrei già vinto da un sacco di tempo. Qui c'è questo qui e viene fermato al tronco. Comunque lui butta un bocciatore totalmente inutile perché... Cioè, potevi buttare anche gli spiriti del fuoco, idiota voglio dire io. Cioè, idiota, cioè potevi lanciare gli spiriti del fuoco. Ah, questi bug. Qui parte l'attacco adesso proprio di Gesù. Con Mega Sgherro, giusto? Sì, Mega Sgherro, Spiriti del Fuoco, Cimitero, giusto? Ok, perfetto, me la ricordo bene allora la partita. Lui butta una carta totalmente inutile in quel momento perché mi permette di vincere la partita. Guardate, io adesso basta solamente difendermi per un minuto e poi arriverò in arena leggendaria. Quindi, cioè, Zek, a meno che non muori sul momento e non ti difendi, cioè, capiscimi, Zek, porca troia. Qui mi difendo proprio. Cioè, proprio sciallissimo, sciallo, sciallo, sciallo. E qui, ragazzi, io già avevo poggiato. Cioè, io qui già avevo poggiato il telefono qui sulla scrivania. Ecco qui, ragazzi, mancano 30 secondi. Proprio il cuore mio palpitava, palpitava proprio per questa emozione. Sto morendo anche adesso per l'emozione, affanculo. Un'emozione veramente unica arrivare in arena leggendaria, ragazzi. Spero ci arrivate anche voi. Se non ci siete già arrivati, scrivetemi qui sotto se siete già in arena leggendaria o meno. Niente, ragazzi, qui 5, 4, 3, 2, 1. Ragazzi, è Zecremo, è in arena leggendaria. The Champions! Ragazzi, comunque, questo qui era il video. Scrivetemi qui sotto cosa portate su Clash Royale che vi possa interessare. Niente ragazzi, seguitemi su Instagram, su Facebook, condividete questo video per farlo sapere a più persone possibili. Mi raccomando ragazzi, capelli blu, 5.000 iscritti, non me lo dimenticate. Niente ragazzi, per questo era tutto, noi ci si vede ad un prossimo video. Ciao, 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 ciao.